Allora, prima di cominciare la seconda lezione sulle liste, vi do un modo per capire velocemente qual è il numero minimo di punti per qualsiasi curva per poterla ottenere. Allora, io vi ho fatto vedere l'equazione della retta, no? Mx più q, dove m è il coefficiente angolare e q è l'intercetto. Allora, mq sono due parametri che voi dovete sapere e concettualmente se non li sapete dovete trovarli, perché ogni retta ha il suo m e il suo q. Ok? Quindi se io devo dire, se io dovessi stringere la mano ad una retta, lei mi dovrebbe dire io ho un m uguale a 3 e un q uguale a 5. Ok? È la sua carta d'identità. Questo significa che le rette hanno, si dice, due gradi di libertà, cioè sono parametrizzate da m e da q. Il numero di parametri che hanno è uguale al numero minimo di punti indispensabile per trovare quella curva lì. Cioè, visto che la retta ha due parametri liberi, significa che la retta ha bisogno di due punti per essere trovata. Si dice in modo univoco, cioè per trovarne soltanto una e una sola. Ok? Quindi la retta ha bisogno di due punti perché ha due parametri liberi, m e q. Capite al volo che visto che la parabola è parametrizzata da quanti parametri? Perché ha ax alla seconda più bx più c. Ok? A, B e C hanno un significato, perché A abbiamo visto che, vi dà un che ha un senso sulla un'informazione sulla concavità. Vi ricordo che A positivo, concavo verso l'alto, A negativo. B, ve lo dico velocemente, dà un'indicazione sulla posizione del vertice, mentre C ci dice il vertice dove si trova. Più o meno, diciamo, ci dà un'indicazione sulla traslazione lungo le y. Cioè, se c è molto elevato, significa che la parabola è molto, almeno al vertice, molto in alto, molto in basso. Quindi è un'idea di traslazione lungo le y. Questa cosa a voi non interessa, ma significa che la parabola quindi ha 3 gradi di libertà. E quindi sono indispensabili quanti punti? 3. Quindi quanti punti ho bisogno per trovare una parabola? Almeno 3. E uno dice, ma perché non 2? Ma perché se io vi do due punti, è come ad esempio se io avessi fissato A e B, ma non riuscissi a trovare il valore di C. Ok? Questo significa che io potrei trovare questa parabola che passa per questi due punti, ma potrei ad esempio anche trovare questa. Quindi due punti non sono, come si dice, sufficienti per trovare l'equazione di una sola parabola. Se invece io do 3 punti, quindi ad esempio a questo punto e a questo punto, aggiungo ad esempio questo, allora riesco a trovare solo la parabola blu. Quindi per 3 punti passa una sola parabola. Quindi voi dovete guardare semplicemente i parametri che costruiscono la nostra curva. E poi sono tutte le cose che non sono la x e la y, detto in modo da spiegare a un bambino. Ora, oggi, e nella prima lezione avevo già fatto vedere, l'equazione delle ellisse non è y uguale, ok? Non si può scrivere in forma esplicita, ma ha, e continua a usare i colori per i parametri, un'equazione del genere. Ora, quanti parametri ha quindi l'ellisse? 2. Quindi uno pensa e dice, quindi per trovare un'ellisse ho bisogno di 2 punti.
Allora, in realtà, ragazzi, questa non è un'ellisse, cioè non è la più generale delle ellissi. Perché questa è un'ellisse che ha il centro nell'origine. Vi farò solo vedere un caso, invece in un'ellisse che non ha il centro nell'origine. Allora, quindi, se l'ellisse ha il centro nell'origine, l'equazione è questa. Ho due parametri liberi, A e B. Lo ripeto, lo ricordo velocemente. Cos'è A e B? A è il semiasse orizzontale. B è il semiasse verticale. Questo significa, ad esempio, che se io ottengo il valore di A e di B, cioè li so, il mio centro è in 0, 0. Per costruire l'ellisse, se so A, vado verso destra di A e verso sinistra di A e poi vado verso l'alto di B verso il basso di B. In questo modo riesco a costruirmi un rettangolino, sicuramente voi verrà migliore del mio. Ok? Che mi permette di disegnare il mio bellissimo ellisse, che è questo. Quindi A funge un po' da raggio orizzontale e B da raggio verticale. Quindi, domanda che mi ha fatto prima Alessia: se ci fosse un esercizio x alla seconda fratto 25 più y alla seconda fratto 16 uguale a 1, A quanto fa? 5. E B fa 4. Quindi sapete disegnare un'ellisse con A uguale a 5 e B uguale a 4? Prendete 5 quadretti dall'origine in orizzontale e 4 in verticale. Questo è il massimo quello che vi chiedo, cioè vi do l'equazione e dite disegna questa ellisse. Allora, ora, la prima cosa che volevo farvi vedere è una cosa molto carina, cioè nell'altra lezione ho introdotto anche il concetto di fuoco, che sono punti interni all'ellisse. Adesso faccio un disegno più grande. Allora, sono punti che sono dentro l'ellisse, mentre questa distanza si chiama A, questa distanza è più piccola e si chiama C, e questa distanza si chiama B. Quindi poi nell'ellisse ci sono tre numeri, A, B e C. Ovviamente se l'ellisse, diciamo, è allungato sull'orizzontale, i fuochi sono sull'asse orizzontale. Se invece l'ellisse fosse allungato sul verticale, i fuochi starebbero sull'asse verticale, cioè nel senso che i fuochi stanno sempre sull'asse maggiore. Quindi se l'ellisse fosse così, ovviamente i fuochi stanno così. Ok? È anche logico. Immaginate di guardare dall'alto non lo so, una piazza con i fuochi così, ovviamente se voi la guardate ruotandovi di 90 gradi, i fuochi stanno comunque sempre sull'asse maggiore. Sempre. Allora, i fuochi perché sono punti più importanti degli altri? Beh, in realtà, e guarderete nel primo video, è il modo in cui viene costruito lo stesso ellisse. Perché i punti che stanno sull'ellisse, ok? Tipo questo punto qui, sta sull'ellisse perché questa distanza più questa distanza è uguale all'asse maggiore.
Questo l'avevo già scritto, di là lo ripeto. Quindi se tu prendi un punto qualsiasi dell'ellisse, PF1 più PF2, se questa somma è uguale all'asse maggiore, ragazzi una cosa, in questo caso l'asse maggiore è lungo A o 2A? 2A, no? Perché A è il semiasse, quindi tutto l'asse maggiore è questo ovviamente. In questo caso, se in questo caso sarebbe, se io prendo un punto qualsiasi, faccio lui più lui, mi viene uguale a 2B, quindi occhio che è l'asse maggiore. L'asse maggiore va da questo vertice fino a questo vertice, mentre il semiasse maggiore va da sempre questo vertice all'origine. Allora, i fuochi, ragazzi, hanno un'applicazione terribile, che poi, infatti, gli umani hanno sfruttato. Cioè che se voi lanciate una qualsiasi onda che parte da un fuoco, quindi, ad esempio, le onde che noi conosciamo possono essere di suono o di luce, è indifferente, tanto sia una che l'altra possono viaggiare in linea retta. Cosa succede? Che se voi lanciate un'onda da un fuoco, questa riflette contro un punto qualsiasi dell'ellisse e cosa fa? Si dirige verso l'altro fuoco. Magicamente è una proprietà, diciamo, di riflessione. Quindi se voi fate partire una qualsiasi onda, una qualsiasi linea da un fuoco e rimbalza, questo punto ti rimanda quest'onda di qua. Tutte. Se parte ovviamente dal fuoco. Come se il punto sapesse già, visto che quest'onda è arrivata da un fuoco, io la rimando all'altro. Ok? È una proprietà geometrica. E allora si può costruire qualcosa di molto interessante. Allora, prima di tutto vi dico, queste strutture sono ovunque e probabilmente la piazza più famosa del mondo, che è la piazza... Sarà la piazza del Vaticano. Ovviamente è un'ellisse. E non è un caso, forse questo non lo sapevate, che queste due fontane sono i fuochi. Quindi questo significa che, beh, a parte che ho letto che una persona che si mette nei fuochi vede è costruita in modo tale che vede il colonnato come un'unica colonna. Beh, i fuochi hanno delle proprietà molto interessanti. Ma succede anche una cosa carina. Se una persona è esattamente sulla fontana e tutti stessero zitti, cioè ci fosse un silenzio tombale, se una persona parla, se c'è una persona qui e una persona qui sull'altro fuoco, e una persona, ovviamente se una persona parla qui è talmente lontano che non la sente, no? Siamo a distanza. Però, se ci fossero solo due persone, una nella fontana e una nell'altra, e qui ci fosse una superficie riflettente di suono, le colonne non so quanto siano riflettenti, però... Ok? Cosa succederebbe? Che una persona parla, quest'onda che dovrebbe andare a caso, torna sull'altro fuoco. Quindi, e la stessa cosa succede per lui. Quindi significa, e magari quando andrò a Roma lo farò come esperimento, che se io mi metto sulla fontana e parlo, nessuno mi sente, a parte la persona che è nell'altro fuoco. Ma l'hanno provato? Allora, qui no. Ma, ovviamente, se uno costruisce, delle gallerie fatte così, ovviamente sì. Quindi tutte, ad esempio, le gallerie che hanno una superficie ellittica, come ad esempio tutte quelle dei teatri, ci sono due punti più importanti degli altri. Allora, c'è una cattedrale, che adesso ve la cerco subito, che si chiama di St. Paul, ha una forma ellittica. Questo cosa significa?
che, ok, vabbè, poi è in 3D, però dovete immaginare che se c'è, ad esempio, se questa è una posizione in cui si può mettersi una persona, e magari questa è molto più allungata, una persona che parla all'altezza di un fuoco, perché magari qui non lo so, qui c'è, magari c'è il matroneo, cioè c'è una zona un po' più alta, una persona che li parla non viene sentita da nessuno se non da una persona che è esattamente qua. Bellissimo. E infatti questa si chiama la galleria dei sussurri, no? Perché? Diciamo, questo qui era il segreto per gli amanti. Era il segreto per gli amanti, per le persone che dovevano comunicare tra di loro, visto che una volta non c'era WhatsApp. E questa è una proprietà solo dell'ellisse. Questa non è una proprietà della circonferenza, perché ovviamente cos'ha la circonferenza di brutto? La circonferenza è, che cos'è intanto? È un caso particolare dell'ellisse in cui, immaginate di avere un'ellisse molto circolare. Cosa vuol dire molto circolare, ragazzi? Che i fuochi stanno praticamente molto vicini all'origine. Se tu hai un'ellisse molto allungato, i fuochi stanno qui, no? Se tu cominci questa ellisse a... Cioè, significa che, ad esempio, il valore di A qui è molto molto più grande di B, no? Mentre qui A e B sono praticamente uguali. Allora, se i due fuochi si avvicinano, tendono verso il centro. Quindi, quando A è esattamente uguale a B, i due fuochi collassano sul centro. Quindi tu non hai più due fuochi, ne hai due sovrapposti. Quindi ovviamente questa proprietà scompare, perché se tu parli in un cerchio, sai cosa senti? Te stesso, perché ritorni nel punto in cui sei tu, non nel punto in cui c'è qualcun altro, perché i due fuochi sono sulla stessa persona. Quindi se due persone sono qui, è più intelligente che si guardino in faccia e che si parlino, piuttosto che aspettare che l'onda arrivi e ritorni. Cioè, non ha molto senso. Mentre qui, questo è un effetto molto bello, no? Il fatto che due persone molto lontane possano comunicare grazie alla riflessione delle onde. Bene. Allora, ovviamente questo effetto, penso, funzioni anche con le onde. Quindi significa che se qui io metto una fonte di luce, e qui ad esempio metto uno schermo, ok? È molto possibile, è molto probabile che qui si formi l'immagine di questo oggetto, appunto perché tutta la luce emessa da lui riflette esattamente e si rifocalizza tutto in questo punto. Quindi tutto ciò che succede col suono ovviamente succede anche con la luce. Sulla superficie dell'ellisse deve esserci qualcosa di completamente riflettente, perché altrimenti se abbiamo dei materiali che assorbono la luce, questa cosa non può succedere.